superluna del 2023, domani 3 luglio, proprio che è lunedì, chiamata la luna piena del Cervo da un'antica tradizione dei nativi americani. Luglio, infatti, secondo costoro, è il momento in cui le corna degli esemplari maschi vanno a raggiungere le più grandi dimensioni, oscurando le immagini del nostro famoso satellite. Satelliti naturali, infatti, vi ricordo che proprio la Luna gira intorno alla Terra. Va bene? Quando potrà essere ammirato? Domani, ripeto, sarà pieno intorno alle 13:41 del pomeriggio, 36 ore prima del passaggio al perigeo, che è la massima distanza dalla Terra, 360.000 km, contro una distanza di 384.000. Sarà dunque un po' più vicina, sarà più luminosa, ma sarà anche più grande a livello di dimensioni. È una sovrapposizione vera e propria tra la luna piena e il passaggio al perigeo. Viene indicata, ripeto, come superluna, non ha un valore scientifico, però viene comunque considerata come una, diciamo così, luna grande, una bella, una grossa. Iscrivetevi al canale YouTube, il narratore italiano, commentate, tutti pronti, dunque domani a vedere la superluna, 3 luglio 2023, lunedì, perché, ripeto, potrà essere osservata. E si spera che ci sarà la possibilità di osservarla bene. Alle 13:41 circa del pomeriggio. Iscrivetevi, commentate, occhi puntati sopra al cielo. Iscrivetevi, commentate, ciao da Leandro, narratore italiano.